Куда милость болезнь тени, рыдалась чужими слезами, осмотрелась снега и метели, я всевидящими глазами. Come promesso, oggi un nuovo video di Halloween e questa volta ho fatto una cosa veramente schifosa. Però ad Halloween più siamo schifosi è meglio è. E potrebbe sembrare complicato andare a creare insomma le varie ferite finte. Io ho utilizzato comunque tutti i prodotti reperibili a casa, assolutamente non costosi, ovvero la cera alimentare per fare i tagli sulla fronte e per fare questa meraviglia qui. Io uscirei così adesso, devo andare ad incontrare la mia nuova coinquilina qui di Palermo per darle le chiavi. Potrei andarci così, che ne dite? Quasi quasi. Ho utilizzato la Vinavil e la carta igienica. Non so se definirmi uno zombie, e in effetti forse è la cosa migliore, o forse se una povera donna che è stata afferrata, insomma, presa dagli zombie, non saprei. Comunque sì, mi faccio paura da sola. Prima hanno suonato il campanello, mi sono rifiutata di andare ad aprire, direi che non è il caso, quindi chiunque fosse, pazienza, non voglio far morire nessuno di crepacuore. E niente, sicuramente ci vuole un po' di tempo per realizzare questo make up, però è molto d'effetto, secondo me è molto divertente, perfetto davvero per Halloween, e spero quindi possa tornarvi utile come sempre, e spero soprattutto di essere abbastanza precisa nella spiegazione, ma è molto più facile vedere che spiegare cosa fare. E io devo dire che può essere un po' scomodo, perché in effetti al momento viene un po' difficile parlare con questa cosa qui. Quindi vi lascio il tutorial. Ciao! Ed eccomi qui, completamente struccata e con tutte le mie imperfezioni, ma è proprio quello che ci serve per questo travestimento. Comincio con una matita bianca a dare la forma che preferisco, uno schizzo, e poi prendo la Vinavil, la diluisco con un pochino d'acqua e comincio appunto a stenderla sullo schizzo che avevo disegnato prima. Passo poi adesso alla carta igienica, divido gli strati e creo tanti piccoli pezzetti che vado a far aderire alla colla. Continuo quindi a seguire questi passaggi, dopo aver messo la carta igienica rimetto la colla vinilica e poi ancora la carta igienica. Vado a creare da un minimo di 5 strati a un massimo di 7 in modo da rendere tutto molto più resistente. Ricordiamoci che l'ultimo strato deve essere fatto di colla. Sulla fronte vado a realizzare dei tagli con la cera alimentare, che non è altro che l'involucro che ricopre il galvanino, per intenderci. Creo quindi dei salsicciotti e poi li vado a modellare con le mani, cercando di schiacciare per bene i bordi in modo che aderisca perfettamente alla pelle. Per modellarla e creare i tagli vado ad utilizzare una pinzetta per le sopracciglia. È arrivato il momento del fondotinta, ne vado ad indossare uno più chiaro della mia carnagione e lo stendo anche sulle ferite che ho già creato. Thank you.
Prendo un marroncino chiaro e lo vado a stendere sulla mia palpebra, arrivando sino alla piega dell'occhio. Con un pennello penna invece vado a prendere del nero e comincio ad accentuare le mie occhiaie, partendo proprio dall'angolo interno dell'occhio. E aggiungo anche del marrone scuro, che porto poi sino alla palpebra mobile. Questo marrone è un pennello piatto, vado a realizzare il contouring sul mio naso e lo rendo molto molto esagerato e passo poi a fare anche un po' di contouring, anche in questo caso esagerato, sugli zigomi. Con un ombretto rosso vado a contornare la rima interna del mio occhio e poi con un pennello da blush vado a creare altri ematomi sulla mia pelle, aggiungendo sempre del marrone o del viola. È arrivato il momento delle ferite. Vado a mettere all'interno dei tagli fatti con la cera un ombretto rosso e poi lo vado a tamponare anche nelle parti esterne. Ritorno a prendere poi il pennello da blush con il nero e il marrone, vado a tamponare sopra per creare un effetto di sangue coagulato. Ritorno a prendere le mie sfidate pinzette per le sopracciglia e vado piano piano con molta attenzione a staccare un po' la carta igienica, creando quindi il mio buco e i lembi di pelle strappati. Dovete fare molta attenzione perché la carta igienica si sarà indurita veramente tanto e rischiate, se mettete troppa forza, di strappare via tutto. Con un pennellino d'eyeliner e un ombretto marrone ho cominciato a disegnare la forma dei miei denti e poi passo invece con un pennello piatto a riempire tutto il resto di rosso, comprese le parti interne dei lembi di pelle strappati. Poi prendo un rossetto rosso sangue e vado a ripassare tutte quelle parti che avevo già ricoperto con l'ombretto rosso. Poi aggiungo nella parte più esterna dell'ombretto nero per creare maggiore profondità cercare di renderla un pochettino più realistica. Con una matita bianca molto scridente vado a colorare i miei denti. Ora dobbiamo creare l'effetto livido anche in tutta la parte esterna di questo squarcio sulla guancia e lo facciamo con del rossetto rosso e poi con un pennello da blush, aiutandoci sempre con i soliti colori rosso, marrone e viola. Già col polpastrello tamponato del rossetto rosso anche sulle labbra e sotto al naso. Per preparare i nostri capelli non ci basta far altro che scompigliarli un po' e più sono malconci e meglio è. Per rendere ancora più realistiche le mie ferite prendo un lucido labbra trasparente e con le dita lo vado ad applicare dove più preferisco, prima di tutto sulle ferite e poi anche un po' sotto gli occhi. Ragazzi, questo qui è l'effetto finale. E ovviamente è un trucco perfetto sia per uomini che per donne. Divertitevi, buon Halloween e penso però che per Halloween lo sfornerò un altro video. Ciao!